Oggi facciamo un video senza sovrastrutture, né sigla, né finale, né niente, ok? Anzi, vedete proprio che quest'ambiente qui, per chi ha seguito gli ultimi video, non è così di solito, ma così. Non male, a me piace un sacco aver realizzato questo angolo. E adesso però torniamo a noi. Allora, cosa è successo? Negli ultimi mesi ho parlato tantissimo del mondo dei laser, ma come nel passato ho parlato del mondo della tornitura per circa 2 mesi, del mondo della verniciatura, pittura, eccetera, con circa 15-20 video, una cosa impressionante, e anche lì c'erano persone a cui non interessava quella cosa e mi dicevano: ma perché non parli anche d'altro? Vi spiego, se non lo avete ancora capito oggi, ma lo zoccolo duro so che l'ha capito, come sono fatto io. Quando metto le mani dentro qualcosa devo arrivare in fondo. In quel momento allora la cosa diventa mia, diventa parte del mio bagaglio e riesco poi ad applicarla ad altro. Là dietro, forse non si vedono, ci sono le prime cose che finalmente sono riuscito a produrre unendo varie discipline, tra cui anche il laser. Per cui se avete visto tante recensioni è perché ho la fortuna di poter testare questi oggetti e alcuni di voi se li sono anche portati a casa a prezzi abbastanza interessanti come usato, perché alla fine vorrò tenere 1 o 2 laser al massimo, ma devo provarne tanti per capire dov'è quello che mi serve. Non sono uno di quelli per cui il brand gli manda il pezzo, è contento di quello e se ne sta. Io non me ne sto. Questo è quello che è stato fino a luglio, agosto diciamo, ma agosto è invivibile qui nel mio laboratorio, non si può mettere il condizionatore e si muore di caldo. Con l'autunno inizieranno gli eventi, perché non so se lo sapete, ma da settembre partono sconti a raffica, soprattutto su macchine che ho fatto vedere, per cui nelle recensioni ci saranno dei coupon, dei link eccetera, quindi se vi interessa guardatele, ma soprattutto dovrò e vorrò mettere mano a tutto il laboratorio, perché ci sono alcune cose che ho fatto come la cassettiera eccetera che vanno rivisitate e va finito quel laboratorio, perché c'è una parete completamente vuota, l'aspirazione è da mettere a posto, tutta la mobilia è da finire, insomma tutto quello che avete visto e che avete imparato a seguire durante questi anni nel mio canale ci sarà di nuovo, ci sarà come sempre, non mancherà mai, semplicemente implementerò tutto quello che ho imparato anche in questo periodo. Per cui l'appuntamento è a settembre con tutti quegli eventi di cui vi raccontavo, ci sarà ancora qualche laser disponibile negli usati e si parlerà anche di soprattutto oggetti per la falegnameria. Me ne è arrivato qualcuno veramente interessante, quindi col contagocce, partendo un po' diesel, arriveremo a un autunno veramente interessante. Ora vi lascio perché sto per esplodere dal caldo e noi ci vediamo appunto a settembre. Ciao!